70° Festival di Sanremo, celebrato con le luminarie di Volare di Domenico Modugno in omaggio alla musica italiana, è volato davvero. Amadeus e il suo badante 2.0 Fiorello hanno compiuto un vero piccolo miracolo, portando la maratona festivaliera a percentuali di ascolto bulgare. Basti pensare che la media d'ascolto è la più alta dal 2000. Poi avevo detto, io da coniglio e Coletta da mostro. Però Coletta da mostro non penso, devo scusi il direttore di Rai 1, vuole vestirsi da mostro a Sanremo. Maratona lunghissima anche in termini di durata giornaliera, che nonostante le polemiche e i giochi di ruolo ha visto trionfare davvero la musica. Mi sono molto contento di esserci dentro fino al collo. In questo festival non è mancato proprio nulla, un range musicale davvero ampio e ben rappresentato, l'omaggio alla musica che ha fatto la storia italiana, un parterre di donne per tutti i gusti che non hanno fatto alcun passo indietro, anzi si sono divertite molto a stare sul palco. La cosa più bella che ti ha detto Valentina? Hai spaccato. Insomma, l'Amadeus bis sembra nell'aria, non resta che attendere. Giorgio Lupano, il 18 febbraio un debutto importante alla Sala Umberto di Roma. Spiegaci tu di che cosa si tratta. Si tratta di Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore. Una storia che non è tratta da uno dei libri di Conan Doyle, non è l'adattamento di un romanzo di Sherlock Holmes, ma è una storia inventata nella quale si immagina che un personaggio di fantasia, appunto Sherlock Holmes, indaghi sui delitti realmente accaduti a Londra nel 1888 compiuti da Jack lo Squartatore, questo personaggio di cui non si è mai scoperta veramente l'identità. La cosa interessante di questo testo, di questo spettacolo, credo che intanto affronta un genere che raramente si frequenta a teatro, ovvero il thriller. E tutto ciò che avviene in scena dà degli indizi a Sherlock Holmes, che interpreto io, ma sono gli stessi indizi che ha anche il pubblico. Il pubblico può arrivare a capire chi è Jack lo Squartatore insieme a Sherlock Holmes. Di solito ci arrivo prima io, perché so Sherlock Holmes. Una cosa che mi ha interessato molto nel costruire un pochino, ovviamente col regista, con gli altri attori, il regista è Ricardo Arguant, uno spagnolo. Sherlock Holmes ha questa caratteristica principale, scritta, creata da Conan Doyle. Lui entra in una stanza, si guarda intorno e sa dire tutto quello che è successo in quella stanza. Incontra una persona, dopo un minuto descrive la persona da cima a fondo. Cosa fa? Osserva. È un profondo e acuto osservatore. Sì. Noi oggi abbiamo perso questa capacità di guardare gli altri perché ci affidiamo tantissimo ai mezzi che abbiamo tecnologici, no? Per cui noi non cerchiamo più una strada, la cerchiamo su Google Maps, non guardiamo più un monumento, ma leggiamo la sua descrizione sul telefonino. Tu che rapporto hai con i social? Così, ho fatto un po' di fatica, ho aperto Instagram relativamente tardi, me l'hanno fatto aprire quando ho cominciato a fare il Paradiso delle Signore, un po' prima in realtà. E dato che hai nominato il Paradiso delle Signore, allora parliamo almeno un attimo del grandissimo successo che questa serie ha e continua ad avere, che anzi sta crescendo giorno per giorno. Sta andando benissimo, siamo tutti contenti anche perché è un gran lavoro di tutti, autori, registi, troupe, attori, di tutti. È un grande lavoro che sta ricevendo un premio dal pubblico e di questo siamo grati. Ma allora è vero, tutte e tre di nuovo insieme. Ma che meraviglia è questa, Giulia. Esce nelle sale Gli anni più belli, per la regia di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stewart, Michaela Ramazzotti e Claudio Santamaria. Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d'amicizia negli anni Ottanta. Nell'arco di 40 anni prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva. Ma lo sai che significa? Che non abbiamo i soldi, ricca faccia e sbattono fuori di casa! Io t'ho sempre voluto bene! T'ho sempre voluto bene! Da ragazzese siamo fatti un patto, te lo ricordi? Gli anni più belli.